Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono tornata con un nuovo Get Ready With. Era un sacco di tempo che non registravo più, sinceramente. Ehi, stai impazzendo? Stai impazzendo? Di zoom? Ok. Era un sacco di tempo che non ne facevo uno e stasera devo uscire, per cui mi devo truccare. Ho deciso di truccarmi insieme a voi. Allora, vado a stendere una base, nel senso, metto oro e nero, in modo tale che sta bene con qualunque cosa mi metto, perché ancora non ho deciso. Ah, devo ancora prendere i pennelli, vabbè, comunque. Oh, ho dimenticato il correttore. Me lo puoi prendere? Testa smemorina. Allora, che mi raccontate di bello? Io ormai sono a casa da 2 settimane. Giovedì fa 2 settimane. Sì, quindi praticamente, come si dice, sto facendo tutta pacchia, però per una buona causa, ragazzi, per il terremoto, purtroppo. Torneremo a scuola lunedì 14, ma questo video tanto andrà online prima di lunedì 14, no, dopo lunedì 14, quindi quando lo vedrete io sono già a scuola, cioè sono tornata a scuola. Stamattina sono andata in lista con mia madre e in pratica le ho detto che mi era venuta un'idea, cioè così appena notte, quando non riesco a dormire mi vengono le assurde idee, cioè però tanto assurda non è, che volevo uno stanzino piccolino, non è che mi serviva una stanza gigante, piccolina, che fosse insomma il mio studio, però non dove studiavo, perché per studiare mi basta e mi avanza propriamente la camera, ma dove registravo video, dove realizzavo le nail art, dove appunto facevo video. E lei mi ha detto vai sopra, e in realtà sopra infatti noi abbiamo proprio, diciamo, un'altra casa che fino a qualche tempo fa, tipo diciamo un annetto, no, anche di meno, io lo utilizzavo spessissimo, cioè in pratica passavo la maggior parte della giornata sopra e mi piaceva tantissimo, era proprio la mia seconda casa, cioè c'è tutto, è bagno, camera, cucina e salotto che è insieme alla cucina, insomma, dove c'è più di un tavolo, c'è l'affettatrice, c'è il congelatore, c'è anche il forno, il gas, cioè c'è proprio davvero tutto, quindi è una seconda casa. Soltanto che mi ha detto che è un sogno. Cioè, nel senso, ci potrei anche andare, ma adesso con questo cavolo di terremoto, sinceramente, ho un po' paura. Perché non viene, non viene un'altra scossa potentissima, ma dovesse venire, mi casca tutto sopra. Cioè, no, veramente se fate... Se fate, scusate, i rispettivi propri ragionamenti, sopra è meglio, perché se dovesse cascare, ti casca il tetto. Invece, se stai già qui sotto, ti casca più cose, vabbè, comunque. Volevo questo studio, però non so quanto potrà realizzarsi questo mio sogno, perché appunto sopra aiuta, da sopra, perché poi starei sola, no? Paura, perché già se ci sta mia sorella potrei pure farcela, cioè siamo in due, ma da sola proprio un sogno, perché ragazzi sinceramente c'è proprio paura, però mi piacerebbe. Oh, è tornata la luce normale. Mi piacerebbe anche poi avere uno studio tutto per voi, dove potete tranquillamente fare tutte le cose, no? Io invece vorrei. Volevo schiarirmi. E vabbè, ragazze mie, che ci vuoi fare? Questo studio non lo avrò mai, già lo so, sono cosciente. Cioè, perché la camera non è che non mi piace, assolutamente. Mi piace poi tanto, perché comunque è la mia stanza,
nella mia stanza. Però l'anel art, ma non so se voi avete presente la mia camera, però l'anel art, cioè nel senso, qua c'è la scrivania, qui a fianco a me c'è la scrivania di mia sorella, e di là c'è il mobile dove le cose dell'anel art, e il trucco e tutto il resto, quindi magari volevo una cosa un po' più. Solo che non è possibile, solo che non è possibile perché scrivania di mia sorella, mentre la mia è bassa, quella di mia sorella è alta. Per cui non la possiamo mettere vicino all'armadio. Un sacco di problematiche, insomma. Questo per dirvi che mi sa che non l'avrò mai. Se passa questo terremoto, può darsi anche invece che magari torno su. Ma può essere perché ci vado adesso, chi lo sa? Potete sapere, perché adesso è un po' incasinato. È incasinata. Proprio tanto incasinata, eh? Ma tanto, tanto. Adesso il cambio di stagione. Non potete immaginare che bordello che c'è. E vabbè, che ci si può fare? La vita. Però, ragazzi, questo è il mio sogno. E se lo realizzerò, voi sarete i primi a saperlo. Dimmelo se tu adesso, è semplicissimo questo trucco, proprio una stupidaggine. Questo brufolo qui, pietoso. Niente, niente, se magari però troverò anche un'altra sistemazione, magari non un po' una stanzina tutta per me, ma qualcosa da appoggiare qui, ve lo farò sapere, ragazzi, eh. Devo registrare un vlog ieri, mi sono dimenticata, oggi devo registrare, mi sono dimenticata anche quello, cioè, ho un macello. Vabbè, lasciamo tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi se ancora non vi siete fatti, mando un enorme bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!